Ciao a tutti, benvenuti in questo altro mio video dove vi farò vedere un accessorio molto importante per le lunghe esposizioni. No, non è la new entry che doveva arrivare, arriverà nei prossimi giorni, per cui andrò avanti a presentare i miei accessori. In alcuni miei timelapse avrete notato un effetto un po' particolare sulle cascate o sui laghi. Quasi sembra l'effetto liscio, è appunto chiamato effetto seta. Per fare questo tipo di effetto ci vuole un tipo di accessorio che va applicato davanti agli obiettivi. Dunque, piccola parentesi. Quando facciamo una foto diurna, siamo costretti a aumentare la velocità di scatto, abbassare gli ISO e alzare gli F, che potrebbe essere F22, F14, eccetera. Però non tutte le fotografie che vogliamo fare accettano questo tipo di valori, perché ad ogni valore cambiato corrisponde anche un tipo di effetto di fotografia. Ad esempio, se noi apriamo il diaframma, quindi F2.8, puntiamo un soggetto, lo sfondo risulterà sfocato. Quindi, se è quello che l'effetto vogliamo ottenere, allora ok. Se vogliamo riprendere il soggetto in primo piano e anche lo sfondo in modo nitido, qui dovremmo portare l'F2.8, ma ad esempio chiuderlo un po' di più, tipo F7 oppure anche F22, per esempio. Quindi in questo tipo di fotografia che faccio io timelapse e quindi per fare l'effetto seta, devo assolutamente abbassare la velocità di scatto, che potrebbe essere 2 secondi, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, dipende dal tipo di effetto che voglio ottenere, più o meno drastico. Per fare ciò, durante il giorno abbiamo bisogno di un accessorio molto importante in questo caso, che è il filtro ND. Esistono due tipi di filtri, quelli circolari o quelli a lastra. Dunque, io personalmente mi sento di consigliare quelli a lastra, perché se avete più ottiche con diversi diametri, li potete usare un po' dappertutto usando degli adattatori, mentre i filtri circolari hanno bisogno del obiettivo dedicato. Quindi se ho un obiettivo con diametro 55, devo per forza mettere il filtro con diametro 55. E quindi dovrei spendere soldi per prendere più filtri per ogni tipo di obiettivo. Dunque, io all'inizio col mio vecchio 18-55 ho avuto questo tipo di filtro, ok, che è un filtro polarizzatore che parleremo più avanti. Però dopo, con i vari upgrade, è diventato inutilizzabile. Allora ho dovuto fare anche qui un upgrade con i filtri, comprando il filtro a lastra della Nisi. Questo è l'holder dove va applicato l'obiettivo con il suo adattatore. Io ho, come avete visto, tre ottiche con tre diversi diametri, ok? Questo holder mi permette appunto di usare il filtro a lastra su tutti e tre obiettivi. Ecco qua i nostri filtri che vanno inseriti appunto nell'apposito holder, e questi mi permettono di oscurare l'obiettivo e quindi abbassare la velocità di scatto. Questi filtri vanno inseriti in questo modo qua, nell'apposita slitta dell'holder, ok? Sono molto comodi e versatili. Una cosa che devo dire, mi trovo molto bene con questi filtri perché hanno una dominante nulla. Mentre mi è capitato, quando ho preso il mio primo filtro ND variabile circolare, aveva una dominante blu, cosa molto fastidiosa perché poi in post-produzione a sistemare il tutto diventava difficoltoso, mentre questi sono dei filtri con una colorazione neutra.
Un altro filtro che uso sempre all'Astra della Nisi, però lo uso nelle notturne, è il filtro Natural Night, che ha questa colorazione qua, ok, che mi permette di togliere le dominanti arancioni gialle delle lampade, quelle artificiali. Queste dominanti a volte sono molto fastidiose perché vanno a rovinare l'intera foto, e grazie a questo filtro me le attenua, ok, e quindi in fase di post produzione poi riesco ad ottenere il meglio della foto. Dunque, in conclusione, avete visto il filtro ND che mi serve per fare l'effetto seta dei laghi e delle cascate, e il filtro Natural Night per togliere le dominanti arancioni gialle in fotografia notturna. Siamo arrivati alla fine del nostro video, e il prossimo video farò vedere l'unboxing dell'accessorio che mi sta arrivando, una new entry molto importante per chi fa time lapse. Ci vediamo al prossimo video e buona continuazione. Ciao.